maggio, giornata abbastanza soleggiata, ci sono vigili ovunque, ci sono vigili, ci sono lavori in corso e praticamente la roba di un palazzo forse. Boh. C'erano le fasce, le strisce, che delimitavano, vabbè. Niente, praticamente ho lasciato Lucia al negozio, dalla sua amica, e mi sto accingendo a andare dal dottore. Al dottore, dai. Ripeto, giornata soleggiata. Fa caldo, sono 23 gradi e speriamo che l'estate sia alle porte. Buonasera. Che cappello oggi? Che cappello oggi? Capello principesco, non so Infatti, qua io. sì, ci Ma vedete sta. le persone? Stiamo uscendo dal parcheggio, siamo in prossimità della curva. Siccome girano abbastanza alla mena way, che si dice a Chi mi Taranto, lecca la tuba? Chi mi lecca la no? tuba? Alla mena way, che si dice a Taranto. Che c'entra una tuba? Quando vuoi essere leccato qualche cosa, c'è sempre Lilli disponibile, ricordalo. Che a te piace quando Lilli piace, a lui piace quando Lilli lecca la gamba, il ginocchio, e lì sta là così. No? Come fa la stessa espressione quando Lilli lecca quelli qua, che fa così, che man mano chiude gli occhi per la goduria. Cosa fa Lucia? Lui quando Lilli lecca il piede o il ginocchio, la gamba, incomincia a fare così. Ma stai zitta. Uguale, la stessa espressione. Niente ragazzi, porta pioggia. Porta pioggia, c'è il sole. Guardate, qui c'è il sole e qui c'è la pioggia. Giornata abbastanza umida Non proprio. c'è proprio pioggia, però il tempo non è dei Porta migliori. pioggia. Porta pioggia, questa qui è via Liguria, si vede il po' di casino che c'è. Ma perché sta via qua? Perché proprio qua? Perché Così. Lo proprio qui ci troviamo adesso? sai il motivo, gira e vediamo. Ma tanto comunque in qualsiasi giorno che vieni, mattina, pomeriggio, pure la notte trovi una soluzione qua. No, la notte no, la notte trovo Pokémon. Sì, ma nella notte tu sai anche dormire. Ma la notte so So che che pensi a pensa. me, amore. Tante ciubi. Nel Basta. buio cerchi Comunque. sempre Comunque, le vediamo un po' che succede, tue mani. vediamo un po' che succede. E oggi preparo io qualcosa di. Siamo già a casa comunque. Certo. Vediamo la carne. Cipolla. Cipolla. E basta. E poi vedremo altri ingredienti che troveremo man mano nel corso del cammino di nostra vita. Li trovai nella serva oscura. Mi ritrovai in una cucina oscura. No, c'è la luce oscura. Allora, praticamente poi puliamo la carne, poi puliamo le cipolle, e poi faccio vedere cosa è successo. Faccio vedere cosa è successo. Porcellino sembra. Più che il maiale, più che il cavalluccio, Vediamo. sembra un porcellino, guardate. Sì, non è che sono i porcellini, si chiama. Boh, guarda. Sì, perché c'è pure l'orecchio da porcellini. È simpatico, cioè, sta ridendo, Non è un cavalluccio. No? così. Mi Questo è il quinto che ti dispiace. mangi? No, Ah, no? secondo. La confetti è una zucca? No, questi sono i confetti di Rosanna, che ho tolto la bomboniera. Mo' ci mangiamo i caffè. No, ci mangiamo Lì i caffè. sta preparando tutto, ragazzi. Non è più sorridente. No, vedi, c'è luce, cioè, manca il Sembra più naso. simpatico. Manca il nasino. Mocca il nasino. Mezza faccia è tolta. Quanto è bravo. È pronta la cena. Saremo a vedere che cosa ha fatto. Ragazzi.
Quello che state vedendo stasera è una cosa mistica, preparata dalle mie mani. Il crio urli, grida, grida e urla. Non so come versare. Non lo spizzare da tutte parti però. Non fare tanto liquido. Aspetta, così. No, così. Macello, ma fa. Togli sto. No, è un film quello. Lilli che piange. Lilli, aspetta come mi devi bruciare. Stavi dicendo? È tipo la pizzaiola hai fatto. Ma è una pizzaiola. Devi prendere il pane. Ah certo. Per zuppare. Sai che il piatto a fondo dobbiamo prendere, non quello piano. Che ride. Ma la verità. Una ragazza che fa le battute alla bubu. Anzi, alla. Tantampsh. No, mettilo di là, riempi l'acqua e butta. E prendi, porti pure quello per favore. Vedi? Altrimenti poi si secca e non si può. Beh. Che hai fatto? Allora, cosa ho messo qui? Un po' guarda, devi pensare cosa ho messo. Cioè. Allora, hai messo la carne. Hai messo le olive verdi del Venere, hai messo origano. Ho messo sì, i pomodori. Sani, interi. Cioè ci sono. Vabbè certo, con la cottura no. No, penso che devono rimanere. Hai messo cipolla. Sì, certo. Beh. Buon appetito. Buon appetito. Beh, siamo giunti al termine di questa giornata, ragazzi. Oggi abbiamo imparato un po' tutti quanti qualcosa. Che cucinare non è un'arte, ma è una passione. Comunque erano spettacolari. Vabbè, spettacolari no, dai. No, erano buoni. Erano buoni, no. Nel complesso sono risultati un pochettino salatini, però perché c'era. Dai, ci poteva stare, dai, no, ma sì, me ne sono accorto, erano un po' saporiti. Un po' troppo saporiti. Per bere 8 bottiglie di acqua. Esagerato. Vabbè ragazzi, vi lascio con questo messaggio. Che il video finisce qua. Iscrivetevi, commentate, condividete. Mettete un mi piace. Ciao ragazzi. Yes.